Ready for operation at all times. From the outside, the vehicle looks like it's in good. Oh Cristo, dai, blocca sta merda! Non riesco, non si può. Oddio. Salve a tutti, ragazzi, e benvenuti su Quei due sul server 2 con uno stronzo che parla. Siamo su Firefighter 2014 ed è l'unico gioco che va a scatti sul nostro PC. E siamo incazzati anche, tra parentesi. Che merda! Perché avevamo fatto tipo 4-5 gameplay, ma ci siamo accorti che il mio microfono era spento. Quindi Redez parlava dall'oltretomba, non si capiva bene. Ah, però, vabbè, non fa niente, così. Madonna, hai visto che accelerazione che c'è? Da 0 a 100 in 2 secondi. Madonna, ragazzi. Niente, adesso, come è da tradizione in Firefighter, dobbiamo aspettare che succeda qualcosa. E mentre aspettiamo, possiamo sempre diventare molesti. Allora, ragazzi, dovete sapere che abbiamo scoperto mille bug, che poi vedrete nella recensione, ovviamente. Però nei gameplay era molto divertente. Sapete qual è una delle cose più fighe, ragazzi? Guardate, c'è un mirino al centro dello schermo. Cioè, se io punto l'interruttore, il getto dovrebbe... Invece no, cioè, spruzza da un'altra parte, ma non si sa il perché. Ma che cazzo ce lo mette da... Hai visto che... Che è successo? Si allarga il mirino, no? No, c'è... Guarda quel pulsante sulla parete. Ehi! 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 Abbiamo il pulsante che compare. Dai, lava. Aspetta, rimetto a posto il... Non prendere mai la maschera antigas, sì. Sappiamo bene. In questo gioco, se tu ti metti la maschera antigas, poi sei prigioniero, perché non te la puoi togliere, non c'è un tasto per toglierla, quindi devi vita natural durante con la maschera antigas. E la cosa bella è che nel mondo meraviglioso di Firefighter, se tu hai una maschera antigas non puoi entrare in macchina, quindi non puoi... Ma neanche... puoi entrare nel bagno delle donne. E possiamo scaricare con la forza della disperazione. Ecco, l'ombra, questa è l'ombra al massimo della risoluzione dei dettagli, eh. Mamma mia, però guarda il vetro smerigliato com'è, perché, credibile. Perché fa tutto quanto il motore in questo caso. Okay. Non hanno dovuto prendere delle cose e mettercele. Io direi che la cosa migliore da fare... Apri la porta, non si sa mai. Sì, dobbiamo tenerci pronti ad ogni evenienza. Quindi apriamo tutte le porte, anche perché fa caldo. Che dovevamo fare? Eravamo diventati ambulantisti, dovevamo guidare l'ambulanza? Sì, io mi ricordo pure che la missione dell'ambulanza era buggata. E l'abbiamo fatta, ovviamente perdendo. Okay. Perché si era buggata contro un muro. Vi siete persi le peggiori cose in assoluto proprio su questo gioco. Dov'è l'ambulanza? È questa. Firefighter Mansfall. Ok, allora il nostro datore di lavoro ci ha detto che dobbiamo controllare. Vedi un po' se ci sta benzina. Ma lui dice che da fuori l'ambulanza sembra essere ok. Dentro abbiamo un triangolo. Oh. E niente più. Ah, è vero, dobbiamo rifare la missione. Madonna, quanto era brutta quella missione. Ma non possiamo fare niente. Che cazzo dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia. Orario 10:20. Vedete? Possiamo andare in giro per la città. Operation for Florian 5. We just received an alert from andiamo a prendere questa qua che sta male. Metti le 4. Florian 5 to control. Accendi la cosa, la sirena. Come si accende la sirena? Quella B? B. Ho messo i lampeggianti. B, metti la B. Così siamo molesti, no? Toglielo, perché si rompono i coglioni facile, però. Però per avere più credibilità dovremmo... Dai, siamo dentro un'ambulanza. Ragazzi, se vi dico come si mettono le frecce, voi vomitate. Con la C si mette la freccia a destra, con la Y si mette la freccia a sinistra. E poi ci sono questi bellissimi caricamenti. La pinza idraulica può essere usata per salvare le persone. Io voglio salvare una persona intrappolata. Con la pinza idraulica. Con la pinza idraulica, assolutamente, proprio. Vedi che tutti si fanno da parte quando attiviamo la sirena? Sì, no, attendo a prendere i guardrail. Oddio, che è successo? Ma no, non ci sono andati qua. Questa è un'altra missione. Blocca la ruota panoramica. Blocca la ruota. Metti in mezzo, per favore. Aspetta. Voglio capire qual è la missione. Chi dobbiamo salvare? La persona ha bisogno di cure mediche urgenti. Dove cazzo è? Dove cazzo è la persona? Scusa, puoi spegnere questa ambulanza? Sì, in effetti scassa un po' la mia. Madonna mia, che palle. Non sappiamo manco se... Scusate, amici. Però si fanno i cazzi loro. Fatti in giro. Dove sarebbe questa persona? Fatti in giro tu. Non posso, credo. Chi è che ha bisogno? Oh. Come abbiamo fatto a non notare?
Ma guarda, cioè... ma che faccia di merda, è morto, non c'è più niente. È la tipica faccia di chi ha bisogno di... Io me l'ero dimenticata questa cosa. Lo prendi come un manichino, buttalo per terra, per favore. Aspetta. Lascialo da qualche parte. Niente, adesso ce l'hai. Mettilo sulle montagne. Mettilo sulle montagne. Porta il ferito all'ospedale di Dissabone il prima possibile. Che fretta c'è, ragazzi? Ma è fantastico. Cioè, te lo prendi, ragazzi, in braccio con... Donna benedetta, dovete essere di una precisione chirurgica nel... Dai, porta... Intanto vicino a te ci dovrebbe essere una persona, vogliamo ricordare. Gira il mouse a destra. Che mi ha dato un grande aiuto nel compiere questa missione. Però dovevi andare sotto la... Ma questa che anatomia ha? Ha un culo che non esiste, cioè. Dai, vai alla cosa, che ancora muore. C'ha già la faccia. C'è quello di Dawson Creek, come si chiama? Dawson, quell'altro. Pesi. Quello che ha fatto pure il continuo di quelli che di Arrangia il Meccanico là. Ma che cazzo stai a dire? Quello che ho fatto il continuo di Arrangia Meccanico, tipo giochi... Ah, quella merda con Tim Roth. Sì. In cui Tim Roth è l'unica cosa buona. Sì, e lui c'era... è uguale. Credo che sia lo stesso. Quindi stiamo portando una celebrità. Una celebrità, non vedi di non morire. Aspetta, accendo i lampeggianti e tutto il resto, così ci fanno passare. Intanto accendo pure il triangolo, giusto? Intanto guardate le luci, come si rifraggono. Comunque guardate le lancette che si illuminano. Bruttissimo. Notare tra l'altro la terrificante... No! Ah, è vero, qua proprio... Questo è un simulatore, ragazzi. C'hai 3 minuti per portarli in ospedale, vedi di muoverti, perché qua... Vai tranquillo, ce la facciamo. Ce la facciamo anche se il nostro... Vedi la mia assistente com'è concentrata sulla missione. Ti sta aiutando. Sta parlando però, vedi che dice qualche cosa. Sì, con tutta la calma del mondo sta dicendo... Vedi che questo sta... Siamo andati a 100 all'ora. Madonna benedetta. Ma vi rendete conto usa che... Usa la spazzola per spazzare la gente elegante. La gente... Ah, c'è una gente elegante. Ci sono i matrimoni, la gente elegante. Allora, ragazzi, siamo per... Non ho capito perché abbiano messo un tachimetro a destra quando c'è un tachimetro vero. È vero, a molte virgolette, di cartone appiccicato. Vabbè, probabilmente per dare... 2 minuti e 36. Ce la facciamo, guarda dove è l'ospedale. C'ho un'attenzione addosso, guarda. Sì, l'unica cosa di cui mi preoccupo è... Riusciremo a capire quali sono le modalità di ricovero di questo stronzo? Frena a mano quando fa seguito. Kranzes Bakken. Operation completed successfully. Signing off the operation. Torna a capo. Quindi posso anche spegnere tutte ste cazzo di sirene. Beh, direi che come primo giorno è andata molto bene, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima missione di Firefighter Simulator Professional. Guardate quanto è bella sta inquadratura. Guardate quanto è bella sta inquadratura. Vi fa vedere tutto. Vabbè, ragazzi, grazie dell'attenzione e alla prossima.